possono presentare dei disegni di legge che poi vengano discussi, ma è solo la commissione che li può proporre. Ecco, anche questo è un po' quello che succede qua in Italia. Il governo emette dei disegni di legge governativi e a colpi di fiducia li fa approvare dal Parlamento, e solo, magari Luigi mi dice cose diverse, solo il 10% mi sembra delle leggi sono iniziativa parlamentare, e questo è proprio una mancanza di democrazia. Ma c'è una mancanza di democrazia anche proprio di strumenti dei cittadini. Avete sentito parlare forse dell'iniziativa europea dei cittadini, in cui si possono raccogliere 1 milione di firme in 7 stati per proporre delle materie da trattare. In realtà ce ne sono di queste iniziative, però non sono vincolanti, e voi mi insegnate che se non è vincolante nessuno le guarda. Ci dovrebbe essere veramente, dovremmo batterci per un referendum, introdurre per regolamento un referendum propositivo europeo. Ecco, voi è da 20 anni che vi state battagliando per introdurre strumenti di democrazia diretta, e adesso lo sapete meglio di me la storia. E anche in Trentino abbiamo presentato, io stato uno dei relatori, un disegno di legge in tal senso che sarà discusso in consiglio provinciale entro un paio di mesi. Però io dico sempre, è vero, parliamo di democrazia, si parla di democrazia, però finché abbiamo i politici che sono attaccati alle loro sedie, possiamo stare qua a parlarci quanto vogliamo, ma queste norme e questi strumenti di democrazia diretta non verranno mai inseriti, perché